Dopo questo fabbricato doveva essere costruito altre due scale. In questo punto che ci sta indicando. Esatto, in questo punto che ci sto indicando. Infatti è cresciuta l'erba, ma là ci sono anche i contatori dell'Enel, c'è cioè tutti gli impianti fatti. Questo 12 anni fa, perché queste case sono state assegnate 12 anni fa in virtù dell'abbattimento di questo stabile che fa parte della 2580, abbattimento e ricostruzione. Sono case con queste qua vecchie prefabbricate con l'amianto. Quindi 12 anni fa hanno assegnato, hanno ricostruito queste 98 alloggi nuovi e hanno passato da questa stecca del prefabbricato, hanno passato la scala A, B, C, D e E. Da 12 anni ad oggi non si è vista più la ditta, ci hanno abbandonato nelle case con l'amianto a 14 famiglie assegnatarie illegittimi. Noi viviamo nel degrado più assoluto. Io ero da molto che non salivo qua sopra e vedendo tutto questo materiale è spaventoso. Questo fa pure, è nocivo anche per i bambini, per gli adulti, perché è qualcosa di indescrivibile e nessuno prende provvedimenti. Qualora si dovesse rompere una tubatura oppure fosse necessario intervenire con dei lavori, quanto tempo potreste aspettare prima che effettivamente arrivino gli operai? Ma pure 10, 15, 20 giorni. Io ho avuto un problema che si è rotta la condotta che portava l'acqua in casa mia. È un lavoro che mi sono fatto da solo, perché se aspettavi ci volevano dai 15-20 giorni e tu non puoi stare senza acqua 15-20 giorni. Quindi in una giornata ho risolto il problema a spese mie. Nonostante le vostre continue sollecitazioni, non si è mosso quasi nulla. Nonostante abbiamo chiesto aiuto da anni, ai consiglieri, al comune, non si muove nulla, non ci fanno sapere nulla. Quindi noi, vogliamo protestare, saremo in piazza a protestare anche tutti i giorni, ci trasferiamo là perché noi non reggiamo più. Abbiamo due casi di, non Hodgkin, di tumore, abbiamo altri casi che purtroppo non ci sono più e non ci vogliamo ammalare, ok? Le case non reggono più, gli impianti non reggono più, sia elettrici che idraulici. La manutenzione non ce n'è, non c'è assolutamente manutenzione. Questo è lo stato di abbandono che abbiamo, con le case che scorrono, con le case che, le fogne non funzionano, sempre otturate. Luigi, tu aspetti una casa da tanti anni, un nuovo alloggio e nel frattempo in quello vecchio ti sei ammalato. Sì. Mi sono ammalato gradualmente e praticamente ho due infomi, no? Hodgkin, e sto combattendo, non voglio morire qui dentro, perché a noi non è stato tolto l'amianto, è stato tolto solo quando mandarono via le persone il passaggio, a noi ce l'abbiamo mangiato qua, ci sta ancora e non ce la faccio più, e qua non voglio morire, fatemi morire la casa nuova che ci spetta. Peraltro non è solo il caso tuo, anche altre persone si sono ammalate qua. Certo, e sono morti pure, sono dei fuori, cioè non ci sono. E sicuramente il prossimo, non voglio dire, ma sarò io, e arrivo a cavolo qua giù. La quotidianità in questo posto è veramente difficile, sporcizia e tanto tanto degrado. Sì, certamente. Noi siamo in casa, mia mamma ha 88 anni, abbiamo trovato un topo nel letto. Ma si rende conto, mio fratello Luciano, che sono due invalidi, mia mamma e mio fratello un carcinoma in testa, adesso è uscito, ma si deve ritornare ad operare. Siamo qua dall'87, erano case di parcheggio, invece hanno proprio abbandonato in questo stato di degrado proprio, ma poi umidità, acqua, topi in casa. Ma è mai possibile? È il nostro diritto avere questa casa? L'appello a chi lo fate voi? Al sindaco che siamo dal 1987 in queste case e non ci hanno mai preso in considerazione. Neanche i consiglieri ci stanno aiutando, nessuno. Ci hanno proprio abbandonato in questo degrado.